Primo tempo QDB Raiola, siamo qui con il Ferrera. In Ferrera 2-2, bella partita equilibrata. Cosa si deve fare secondo te nel secondo tempo? Partita equilibrata, loro giocano bene, sono anche tosti. Abbiamo avuto forse qualche occasione in più, non l'abbiamo sfruttata, quindi il pareggio credo che sia giusto. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da Rizzo. Rizzo 2-2, bella partita, combattuta, equilibrata. Cosa si deve fare in più nel secondo tempo? Secondo me dobbiamo mantenere un po' la marcatura a uomo. La partita è tesa, loro sono bravi, pressano anche a loro. Secondo me se giriamo un po' più la palla senza passare un po'... Sì, infatti, magari possiamo fare il risultato. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo. Ci vediamo dopo per il secondo tempo di QDB contro Raiola Team. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi Raiola Team contro quelli del Vanella vincono la quarta partita su 4, migliore in campo il portiere di Francia oggi, si è superato tranne le due occasioni. Io ero su un giro, primo tempo molto equilibrato, si è andati vicino più volte al vantaggio dato dal portiere, poi dal decimo minuto del secondo tempo vi siete un po' innervositi forse per qualche errore un po' sciocco e avete perso, diciamo, il modo di giocare in diretta di sì. No, abbiamo giocato bene, il portiere ha fatto delle parate incredibili, infatti ci faccio i miei complimenti. Grazie, grazie. Poi abbiamo subito dei gol dove abbiamo sbagliato noi, abbiamo fatto degli errori noi, diciamo, che potevamo anche evitare. Abbiamo perso è stata giocata fino a lui, credo che comunque potevamo fare un risultato migliore, però è andata così. Però è stato errore nostro, errore proprio nostro, proprio di squadra, proprio gioco di squadra, troppo nervosismo e non è andata bene. Sono d'accordo con te. Senti, a chi vuoi dedicare la prestazione? No, alla squadra, ovviamente alla squadra. Va bene, super, grazie, buon calvetto. Di Francia, passiamo a te. Che serata oggi perfetta, per le occasioni dove hai potuto fare niente, per il resto sei stato veramente insuperabile. Cosa pensi, come è andata la partita? Allora, la partita, diciamo, si è messa più difficile di come l'hanno... Andrea, come era pronosticato? Loro erano una bella squadra, hanno corso quasi tutta la partita, salvo che per il secondo tempo hanno preso il terzo gol e si sono un po' nervositi e tutto. Diciamo, noi dobbiamo sempre a vincere, quindi il nostro si è visto 4 vittorie su 4, noi lo dimostra. Noi vogliamo vincere sempre, non tralasciamo mai nulla. E oggi avete vinto molto bene, soprattutto secondo me avete vinto perché siete stati molto più calmi degli avversari, non vi siete disunisi, avete continuato con il vostro. Questo è un gruppo che gira da anni insieme, quindi già sappiamo. Sì, è collaudato. Infatti io sono da poco, sono 2 anni che faccio parte di questo gruppo. Diciamo che visto che è una squadra amalgamata, diciamo, c'è uno Sigmund. A chi vuoi dedicare? Dedico la vittoria a tutta la squadra, ma in particolare al nostro capitano Mirko, che ha fatto una grandissima partita. La dedico a lui. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.